piccola City Car di Citroën, gemella di Peugeot 108 e Toyota Ego, la C1 è un'auto modaiola e sfiziosa. Afferma il suo stile con una silhouette energica ed uno sguardo spiritoso e attira l'attenzione con fari diurni a LED che rafforzano il carattere high-tech della vettura. Si presenta in città con la versione Escape, disponibile con 3 o 5 porte. Il tetto in tela scorrevole è semplice da usare, comandato elettricamente ed offre la possibilità di un colore della tela in contrasto rispetto a quello della carrozzeria. Per le strade di Roma è difficile passare inosservati. Vivace anche all'interno con la plancia che si distingue con tocchi di colore che personalizzano il sistema multimediale, le modanature dei diffusori d'aria e la base del cambio. L'abitacolo risulta allegro grazie ai rivestimenti dai colori vivaci. È pronta a fare la guerra contro Fiat Panda e 500, Hyundai 10 e Renault Twingo. Il parco motori della Citroën C1 è composto da due motori benzina, il 1000 e il 1200 tre cilindri da 82 cavalli, prodotto in Francia, che utilizza tecnologie efficienti e parsimoniose, consuma 4,3 litri ogni 100 km ed emette 99 grammi per chilometro di CO2, senza compromettere la vivacità e il piacere di guida. Prima la pioniera, la reginetta delle crossover compatte, quella che ha aperto la strada ad un segmento con oltre 2 milioni di unità. Nissan Qashqai, sportiva e filante, alzata da terra ma non troppo, trovata la formula del successo, arriva alla seconda generazione. L'aspetto grintoso ovviamente non si è fatto da parte, il restyling è evidente fin dall'esterno. Uno scollo a V più profondo della mascherina e nervature a solcare le lamiere si aggiungono a nuove dimensioni della vettura, leggermente cresciute, che creano una presenza scenica tale da non farla passare inosservata. I progressi toccano anche gli interni. D'altro canto, al di là dell'aspetto estetico, il Nissan Qashqai non stravolge la filosofia che ne ha fatto un successo e rimane soprattutto un'ottima vettura da famiglia. Al volante ci si accorge subito della silenziosità migliorata rispetto al passato e la quasi totale assenza di vibrazioni. La nuova giapponese sembra diventata un'auto di categoria superiore. Anche se non eccelle nella fase di inserimento in curva o nei cambi di direzione, si guida bene, dando la rassicurante impressione di essere ben piantata sulle quattro ruote. Ottimo il 1200 di GT benzina, per chi vuole risparmiare qualche migliaio di euro all'acquisto e non ha in programma grandi percorrenze annue. Questa versione trova il suo habitat ideale in città, ma visto che le sospensioni lavorano bene e digeriscono lo sconnesso, va bene anche nell'off-road leggero. Profilo basso e filante, stile grintoso ed un quadrifoglio verde sulla fiancata. Sono decisamente due Alfa, ma con qualcosa in più sotto al cofano che le rende uniche. Nate per alfisti doc, insomma. Alfa Romeo, Giulietta e Mito nella loro massima espressione, nella declinazione sportiva per antonomasia, la quadrifoglio verde, quella che identifica in pieno le caratteristiche di chi sceglie da sempre il marchio Alfa Romeo. Insomma, dopo la 4C, il marchio del Biscione torna a colpire con due sportive di razza.
La Giulietta, equipaggiata con lo stesso motore della 4C, il 1750 turbo da 240 cavalli, a competere tra le compatte. E la Mito, col 1004 multi-air turbo da 170 cavalli, a dar battaglia tra le piccole sportive. Il tutto abbinato al cambio 6 marce a doppia frizione di ultima generazione. A questo dobbiamo aggiungere le sospensioni all'assetto sportivo speciale. Ciliegina sulla torta però è il launch control, per partenze da brividi con il massimo dell'accelerazione. All'esterno si contraddistinguono, oltre che per il leggendario simbolo quadrifoglio verde, per il trattamento sportivo in antracite lucido, per le calotte degli specchi, le maniglie delle porte, la griglia frontale e le cornici dei fendinebbia. Il look aggressivo è accentuato dai grandi terminali di scarico specifici e dai cerchi in lega da 17 o 18 pollici, dietro ai quali si nota l'impianto frenante ben Brembo con pinze freno rosse fisse a 4 pistoni e dischi maggiorati anteriori. Nell'abitacolo si nota la plancia, resa molto più sportiva dagli inserti in carbon look e dallo speciale volante sportivo con fondo piatto e palette, con il tocco finale dei sedili sportivi specifici. Insomma, due sportive doc, godibili su strada, ma che sanno graffiare anche in pista. A vederla, la seconda generazione della multispazio sportiva potrà non sembrare rivoluzionata. Kia Soul conserva le linee squadrate della precedente versione, con i passaruota allargati, le fiancate alte, il tetto piatto e la coda verticale. Ma nonostante ciò è stata rinnovata integralmente e per strada non passa inosservata. Il cambiamento parte da un pianale diverso che ha consentito di ottenere un allungamento del passo di 2 cm e da un nuovo restyling made in California. Basta salire a bordo e a conquistare gli amanti della comodità c'è subito il soffitto ancora più alto e le poltrone comode e ben conformate, frutto di una cura costruttiva migliorata, di una precisione degli assemblaggi ed una maggiore qualità dei materiali. A fare da protagonista nell'abitacolo è la nuova plancia, il sistema multimediale e lo schermo da 8 pollici a sfioramento con un cruscotto retroilluminato. Guidandola in città e fuori si apprezzano numerose doti. È maneggevole, scattante, agile, brillante e silenziosa. Non per niente la coreana sotto il cofano sfoggia un 1.6 diesel da 128 cavalli in un unico allestimento, Your Soul, che vanta un equipaggiamento di serie davvero ricco: airbag disattivabili per il passeggero, laterali e per la testa, cerchi in lega, controllo della stabilità e della trazione, cruise control, sensori per la pressione dei pneumatici, telecamera posteriore e vetri oscurati. Questi solo per citarne alcuni. Profonde nervature movimentano la carrozzeria, i passaruota sono sporgenti, il doppio terminale di scarico le dona una certa grinta. Ford Kuga torna con una seconda generazione dalle linee più morbide, più lunga e con maggiori comodità per chi viaggia, che troverà all'interno un abitacolo più curato nei dettagli e nelle finiture. La fastosità della plancia è evidente, tanto che ad un primo impatto tra schermi, radio e console è quasi difficoltoso raggiungere le manopole del clima, nascoste dietro al cambio. Di contro però le larghe e comode poltrone anteriori sono separate da un bracciolo con un pozzetto profondo e capiente. Tutto comfort per questa nuova versione del SUV dell'ovale blu. Saliamo a bordo di questa Ford Kuga che sotto al cofano nasconde un 2000 TDCI da 140 cavalli, piacevole da guidare e decisamente sicura fra le curve. In velocità lo sterzo non è solido come dovrebbe, ma meglio godersi la comodità, esaltata dalla fluidità del turbo diesel e dalla buona insonorizzazione. Does he want too much at this time?
I consumi sono nella norma, grazie anche alla versione a trazione anteriore. Forse per questo la vettura si rivela un'ottima opzione, non solo per il tempo libero, ma anche come auto da città. And two people silently walk along hand in hand. Only to blog, they're on Larry U. Il raggiungimento della bellezza attraverso delle forme semplici. È questa la ricetta stilistica dell'Audi A6, molto razionale nel pensiero e italiana nella linea, con una grande cura nei dettagli. Un'auto importante per Audi, forse anche più delle altre perché deve ripetere o superare gli ottimi risultati ottenuti con le precedenti versioni e perché far numeri importanti in questo particolare segmento porta grandi guadagni. Presente in svariate declinazioni tra berlina station wagon e sportiva RS, ha nella versione familiare multiuso all-road il modello che incarna in assoluto l'idea di auto tuttofare e tuttoterreno grazie alla trazione integrale 4. Il successo delle versioni 4 è assoluto, pensate che un'Audi venduta su due è richiesta a trazione integrale. La A6 All-Road deriva dalla A6 Avant, ma ha una forte connotazione off-road. Stiamo affrontando delle off-road con la A6 All-Road 3000 biturbo diesel e giudico che è un ottimo compromesso tra un SUV è una familiare, perché nella modalità off-road veramente alzandosi qui 10-15 cm la macchina riesce veramente ad affrontare dei bei passaggi come stiamo affrontando in questo momento. In aiuto al pilota sullo sterrato è dotata di un sensore dell'angolo di inclinazione e di un sistema per il controllo automatico della velocità in discesa. A seconda della motorizzazione, la forza motrice viene trasmessa alla trazione integrale permanente da un cambio automatico che può essere S-Tronic a 7 rapporti o Tiptronic ad 8. Interessante anche la presenza richiesta del differenziale sportivo che ripartisce attivamente al retrotreno la coppia in modo dinamico tra le ruote. Di serie anche il sistema di regolazione Audi Drive Select che comprende la modalità Efficiency per ottimizzare i consumi. Nell'off-road leggero si rivela molto utile il sistema che consente, grazie agli elementi pneumatici presenti nelle sospensioni, di abbassare o alzare la carrozzeria mediante la regolazione degli ammortizzatori.